Ehi, let's go my friends. Il Mr. Item è tornato. Dopo così tanto tempo il GMIC ritorna con le sue modeste recensioni. Oggi parleremo di Vampire Bloodlines. Questo RPG stampo classico è il primo gioco della storia che presenta degli elementi FPS, sviluppato dalla Troika Games, che a sua volta si è unita alla Black Isle, formando così la famosa Obsidian Entertainment, di cui i diritti di Fallout furono in seguito acquistati dalla Bethesda, copiandone lo stile e le meccaniche di gioco di Vampire. Ora la Obsidian ha rilasciato, insieme alla Deep Silver, il secondo capitolo del precursore di Fallout, ovvero il mitico Westland 2. Bene. Dopo questa breve parentesi, andiamo subito nel merito. Ricordo a tutti che questo gioco è vietato a tutti quei bimbi minchia che si scandalizzano alla prima vista di due belle poppe giganti, o che si terrorizzano in una casa abbandonata infestata da fantasmi e demoni dall'inferno di Mefisto. Il GMIC non si prende responsabilità per queste persone. Quindi non mandateci le vostre mamme incazzate. Ah sì. Vi ricordiamo che questo gioco non è facile da trovare in italiano. Per questo dovrete installare una patch. Dovrete poi in seguito, a causa dei bug, installare la 1.12. E vi ricordo anche che questo gioco non è adatto a tutti quei ritardati mentali che sono abituati a giocare a Skyrim o a qualunque RPG che dà degli aiuti sullo svolgimento delle missioni. Qui non ci sono indicatori, non ci sono suggerimenti, non c'è un cazzo di niente. Solo le tue abilità di persuasione, convincimento, intimidazione e il tuo diario delle quest che dà poche informazioni. Il resto deve essere tutta farina del vostro pacco, volevo dire, farina del vostro sacco. A prima vista questo gioco può sembrare identico a Fallout 3. Beh, si è stramaledettamente identico. E non perché è copiato da Fallout 3, ma bensì Fallout 3 è copiato da Vampire. Non tanto nelle meccaniche di gioco, ma bensì dal tipo di interfaccia e dall'approccio con le abilità del personaggio. Stesso stile che è stato in seguito introdotto in Oblivion. Tali abilità fanno riferimento alla persuasione, per esempio. Utile a scoparvi tutte le donne che vi capitano a tiro. Scoparvi, per modo di dire. Le abilità di persuasione, seduzione e convincimento sono la scusa per immergervi in un mondo gotico pieno di vampiri. Essendo in una condizione di dannazione, il personaggio, per mantenere un livello alto di umanità, dovrà tenersi in costante contatto con gli umani, senza violare la maschera. Se al contrario, uccide degli innocenti, questo comporterà ad un abbassamento dei punteggi umanità. E di conseguenza, quanto più bassa è la riserva di sangue, tanto più la bestia ha più probabilità di risvegliarsi. La bestia, per chi non lo sapesse, è la forma primitiva dei vampiri. Durante questo stadio i vampiri impazziscono attaccando chiunque. Parlando invece a livello di trama, possiamo dire che Vampire ha un'ottima trama. Case abbandonate infestate da demoni, messe sataniche eccetera eccetera. Tutto grazie ai dialoghi e al doppiaggio inglese stupefacente, che rendono il gioco godibile dall'inizio fino alla fine, con 5 bei finali. Non mancano ovviamente i messaggi subliminari. I see the future, not the past. Whether or not you win the game matters not. It's if you bought it. Se parliamo invece di combattimenti, Vampire si dimostra di essere il tipico FPS in prima o terza persona.
Non mancano di certo i combattimenti con le armi corpo a corpo, anche se quest'ultime non sono proprio il massimo in ambito di tatticità. Basta solo fare sempre il trick sinistro del mouse. Ovviamente lo stile di combattimento dipende dal clan. Per esempio, il Gangrel è più propenso nel corpo a corpo invece che delle armi da fuoco. Il Tremere invece si basa molto sulle skill d'attacco che sulla lotta alle armi in generale. Per non parlare del Nosferatu, che è più propenso ad un approccio furtivo. Eccetera eccetera. L'unico aspetto negativo di questo gioco sono i numerosissimi bug che incontrerete durante la quest principale. Bug di questo tipo. Evviva! Ho trovato il sarcofago. Ora lo apro. E ma che succede? Dov'è il bottone? Ma vaffanculo stronzo puttaniere figlio di una mignotta in calore. Ho fatto tutta sta questa gigante per trovarmi bloccato alla fine. Cazzo di un sarcofago, apriti, 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 apriti. Io odio sti bag di merda. Tutta colpa di Mr. Item. Te la farò pagare. Questa era una recensione del Mr. Item. Se volete dire la vostra, commentate qui sotto. Presto arriveranno altre recensioni. Io sono il Mr. Item, da IGMIC.